tre anni di stop forzato è tornato il tradizionale appuntamento con il Trofeo del Borgo, il torneo di calcio per Under 15, organizzato dall'US Borgo sui campi da calcio di Telve, Villa Agnedo e Borgo Valsugana. 20 squadre partecipanti, due giornate intense e una perfetta organizzazione. Siamo con Giordano Capra, presidente dell'US Borgo. Giordano, dopo Ciao. Tre anni finalmente questo torneo ritorna. Tanta partecipazione, vero? Tante squadre. Sì, veramente una soddisfazione, perché abbiamo fatto, dopo tre anni, appunto come dici tu, abbiamo portato a 20 squadre, che prima erano sempre 12 o 13. Ci sono anche squadre del Veneto, il Südtirol, che ormai è Serie B o Serie A. È famosissimo. Il Trento, il Levico, e sono contento perché veramente basta guardare il pubblico. Anche ieri è stata una giornata stupenda, il tempo ci ha anche aiutato, però un bel torneo, livello alto, e veramente bello. Possiamo dire un gran successo? Un gran successo, un grazie anche a tutta l'organizzazione, ci ha fatto complimenti tutti, perché sia come organizzazione, come partite, come, ringrazio anche il Telve e l'Ortigara che ci hanno messo a disposizione i campi, e quindi sono contento veramente. Grazie. Grazie a tutti. La due giorni di sport si è conclusa con le premiazioni direttamente sul campo, come da tradizione, con la Vipo Trento che ha iscritto il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione, superando in una partita il Cardiopalma e vincendo ai rigori il Campo d'Arsego. Per tutti l'arrivederci al prossimo anno, alla 15ª edizione del Trofeo Borgo. Grazie.